L'asse di un segmento è la retta perpendicolare al segmento condotta per il suo punto medio. L'asse di un segmento è il luogo geometrico dei punti equidistanti dagli estremi del segmento. Cioè, tutti i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi del segmento e viceversa, tutti i punti equidistanti dagli estremi appartengono all'asse. Infatti, ogni punto P dell'asse forma un triangolo ABP, nel quale PH è sia altezza che mediana, quindi ABP è isoscele. Viceversa, se P è equidistante da A e da B, il triangolo ABP è isoscele, quindi mediana e altezza coincidono con l'asse. P appartiene allora all'asse di AB. Il centro della circonferenza, passante per tre punti non allineati, deve essere equidistante dai tre punti. I punti equidistanti da A e da B appartengono all'asse del segmento AB. Nello stesso modo, i punti equidistanti da B e da C appartengono all'asse del segmento BC. Il punto O, comune ai due assi, è allora equidistante da A, B e C ed è quindi il centro della circonferenza passante per questi punti. Il diametro perpendicolare a una corda divide a metà la corda e il corrispondente angolo al centro. Poiché OH è l'altezza del triangolo isoscele AOB, è anche mediana e bisettrice, cioè la tesi. Il diametro passante per il punto medio di una corda è perpendicolare alla corda. La dimostrazione è analoga alla precedente, poiché OH è mediana nel triangolo isoscele AOB. Due corde congruenti sono equidistanti dal centro. Poiché ED e HB sono metà delle corde AB e CD congruenti per ipotesi, i due triangoli sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Viceversa, due corde equidistanti al centro sono congruenti. Anche in questo caso, i due triangoli sono congruenti per il criterio di congruenza dei triangoli rettangoli.